uscito da una commissione di approfondimento patologico del ciclo dei rifiuti che ha colpito Bussi, quindi spero di non intermettere gli argomenti per i quali mi ero preparato per l'altro tipo di confronto. Naturalmente qui percepisco più libertà e motivazione, lì più necessità e dovere. Ma intanto complimenti per questa iniziativa e sono contento che in questo palazzo da una parte si sta discutendo della strada obbligata rispetto al dissesto o al predissesto finanziario e qui invece si ragiona di futuro e per il futuro. Ho sentito una parte del professore D'Orsogna e della dottoressa e per intero ho sentito Sacco. Allora, io vorrei dare questo contributo. Intanto augurare alla rivista lunga vita, perché poi lo strumento che ha reso possibile questo modo di leggere a più voci, questa coppia tematica così esigente, diritto, economia a favore della cultura e dell'arte, è stato facilitato questo momento di confronto proprio dalla presenza dello strumento editoriale che credo oggi si presenti all'Abruzzo. Perché c'era questa necessità, questa occasione da cogliere al volo? Qui sono presenti non solo il Presidente della Regione come persona fisica e giuridica che sta parlando, ma è presente anche il Direttore Generale della Regione, l'Avvocatessa Cristina Gerardis, e c'è anche il Dirigente della Cultura in Cammino, il Professore Tentarelli. Perché si poneva questa opportunità, necessità, circostanza favorevole? Perché noi le abbiamo provate tutte nel Novecento. Noi abbiamo provato nel Novecento a ricercare la via della crescita e dello sviluppo nelle forme tradizionali che sapevamo. E non ha funzionato, perché i numeri che ci arrivano incontro sono numeri che non ci raccontano bene né sul piano delle opportunità occupazionali, quelle godute in godimento, né di quelle in cammino. Dobbiamo cominciare a pensare in un altrove. E uno degli altrove, secondo me, si chiama esattamente scommettere sulla dimensione della cultura che è capace di liberare occasioni, opportunità di nuovo lavoro, ma anche di buona occupazione. Però dobbiamo anche avere il coraggio, l'implacabilità e la laicità di porre il tema come trovare le risorse per fare sì che la cultura davvero diventi questa piattaforma che libera non solo le coscienze ma anche le opportunità di nuovo lavoro. Allora, noi abbiamo conosciuto la formula e se ne parla nella rivista che ho potuto guardare come un angelo che sta in volo. Si parla nella rivista dell'istituto strumento della sponsorizzazione, che è stata secondo me una strumentazione insufficiente, senza nessuna capacità di efficacia. Poi il professore Sacco naturalmente ha dato luogo ad uno sguardo di insieme, largo, aperto, a tutto quello che ci arriva dal nostro essere parte dell'Unione Europea dal punto di vista delle sue opportunità finanzianti, sia opportunità finanzianti su base progettuale, sia le opportunità finanzianti in ragione della nostra consistenza demografica, amministrativa, istituzionale e anche competitivo progettuale. Per esempio IPA Adriatic ha donato ad Abruzzo 200 milioni di euro per un lasso di tempo di 7 anni. Poi l'uso che si è fatto purtroppo è anche oggetto di rilettura della magistratura e voi sapete quale diritto ho io di evocare la rilettura della magistratura. Sono assolutamente al di sopra di ogni sospetto per l'accoglienza che ho nei confronti di questo lavoro. Allora, io vorrei intanto aggiungere un pezzo che ci si può mettere, caro professore, e lo stiamo facendo nella regione Abruzzo. Fare in modo, proprio coniugando diritto ed economia, che si liberino occasioni di copertura finanziaria per mano dei privati, ma non in ragione della sponsorizzazione. Cioè, noi vogliamo che i comportamenti virtuosi degli imprenditori vengano riconosciuti come virtuosi, poiché se gli imprenditori non hanno da esibire virtuosità e non virtuosità, virtuosità, non possono partecipare ai bandi nazionali per lo sviluppo ed europei per lo sviluppo.
E questa intuizione, iniziativa amministrativa, buona pratica che è già in cammino, è frutto dell'avvertimento non odioso della vicinanza della coppia diritto ed economia. Il diritto evoca il limite. Qui c'è, ne conosco una sola, un avvocato generale dello Stato che è stato anche magistrato in precedenza, appunto Cristina Gerardis, che mi aiuta a dire, ho visto anche la professoressa Dorsoglia in terza fila, che mi aiuta a dire che il diritto evoca il limite, e il limite di cui parla il diritto è esattamente il contrario dell'abbondanza che è evocata dall'economia. Noi dentro questa coppia abbiamo fatto un lavoro, mi permetto di dire, davvero di segno culturale, nel senso dell'utilizzo della più parte di valore che c'è nella persona, sia quando la persona è soggetto individuale, sia quando la persona si fa comunità collettiva. E abbiamo detto, noi vogliamo intanto che si riconoscano i comportamenti virtuosi. C'è una distinzione tra il comportamento virtuoso e il suo contrario. C'è una distinzione. Vogliamo che i comportamenti virtuosi costituiscano titolo giuridico necessario per partecipare ai bandi. Cioè, detto al contrario, come direbbe Bobbio, se tu non hai da esibire un comportamento virtuoso in tema di cultura, non partecipi ai bandi, poiché sei stato vinto dal tuo egoismo e te ne stai chiuso nella tua camera. Questo è coniugare la dimensione politica, la libertà individuale, il significato della libertà collettiva, il diritto, l'economia, la cultura. Chiaro che è faticoso, perché è una rivoluzione. Perché è una rivoluzione? Perché si è sempre pensato, e qui mi aiuto sempre con la presenza di Cristina Gerardis e della professoressa Dorsoglia. Il professore Dorsoglia sapevo che esisteva, ma non sapevo di questa vocazione, me l'aveva detto la professoressa. Perché una rivoluzione? Perché noi abbiamo sempre saputo che quando la legge si fa norma, e la legge si fa norma quando incontra la realtà, e quando incontra il destinatario della legge, che è il titolare dell'obbligatorietà, la legge, la norma, incontrandosi nella dimensione del tempo, genera il diritto, che è il giusto come comportamento virtuoso nella dimensione collettiva. Bene, noi abbiamo voluto che la norma, quando dà luogo alla discrezionalità, la discrezionalità viene usata, e noi volendo usare la discrezionalità, che è una parte importante disegnata dalla norma, noi abbiamo detto, non potrà partecipare chi non ha da raccontare, da esibire certificazioni di comportamenti virtuosi. Facciamo un esempio. Il primo Maresca, quello che credeva a Pescara e all'Abruzzo prima delle tempeste giudiziarie, ed è un Maresca di cui spesso ha raccontato sugli articoli di stampa locale Antonio Del Giudice, che vedo in prima fila, riteneva che fosse suo obbligo morale supportare la liberazione delle persone, sia nella dimensione individuale che collettiva, finanziando esperienze culturali. Mi ricordo una rivista che si chiamava Rosso e Nero, qualcuno che ha qualche anno in più di cimento collettivo se lo ricorda, non vi dico chi era il direttore, l'animatore, perché è un po' più discusso ma non discutibile. Bene, Maresca finanziava quella iniziativa, e io mi ricordo dentro di me, quando diventai giovane presidente della provincia, la simpatia mi si stabiliva a prescindere, perché mi ricordavo di questa generosità a prescindere. Non c'era ancora una procedura. Allora c'è bisogno di educare gli apparati amministrativi, di rieducare i procedimenti, facendo in modo che il procedimento non sia intanto l'eguaglianza a se stessa, sempre tal quale rispetto al passato, che si dia luogo ad un'apertura. Quanto si potrebbe fare su questo fronte? Vi dico, l'Abruzzo sapete che cosa significa? Sul piano degli abitanti lo sapete, sul piano di ciò che si spende a vario titolo in ragione di quel gesto, che può essere o il consumo o ciò che più di nobile supera il consumo, che è per esempio l'investimento. Questa regione sapete quanto vale? 29 miliardi di euro. E non sto parlando di quello che ci mette quella cosa piccola e rimpicciolita che è la torre regionale, parlo di ciò che genera la comunità delle persone, e la comunità è l'insieme delle persone tra loro vincolate,
da un destino, da una storia, da una voglia di fare, da un'ambizione. 29 miliardi di euro. Voi immaginate se si riuscisse a incuneare questo procedimento ad opera di tutti, facendo in modo che tutti possano avvertire la luce di questo procedimento. Altro che le buone pratiche di Perugia, della regione Umbra. La regione Umbra, e quindi l'Umbria, c'è un dirigente della cultura che è abruzzese, di Torino, e una delle più brave persone che io abbia conosciuto, qui c'è un amico personale di Baldino Di Mauro, che è davvero bravo, e ti invito ad assumertelo nella tua fellowship, che è veramente bravo, molto amico di Massimo Cacciari, abruzzese fino in fondo, con un amore in esercizio rispetto all'Abruzzo e a quello che questa regione può fare, stimatissimo in Umbria. Ed è un lavoro, lo smargiasso quello che fa lui lì. Quando ho detto Di Mauro, molti di voi dice molto Di Mauro. Lui sta facendo un lavoro, per esempio, che restituisce vita ai beni culturali. Lo fa con bravura e io mi auguro che il nostro amico Tentarelli interloquisca con Baldino Di Mauro. Così come è riuscita l'esperienza pugliese, che attraverso la cultura ci ha costruito una collocazione anche turistica. Perché se la Puglia è diventata la Puglia, c'è quel bellissimo libro di Datò che disse perché la Puglia non è la California, ma per un periodo la Puglia ha superato la California, assumendo evangelicamente il punto di partenza e il punto di arrivo. Adesso c'è un problema da noi in Puglia, di organizzare un limite, perché a Gallipoli interviene la carne umana sbrandellata in ragione dell'arrivo turistico. Non so se voi sapete che a 5 euro si dorme in ogni dove, perché lì accade, insomma, l'attrattiva turistica è il suo contrario. E quindi torna il tema del limite. Io come voglio concludere questo mio contributo davvero rispettoso e anche quasi clientelare, nel senso che chiede molto, clientelare nel senso che chiede molto. La regione Abruzzo ha bisogno di essere aiutata. Noi abbiamo 1547 dipendenti, dei quali 227 sono livelli B di provenienza di agenzie che avevano in mente la cura dello sviluppo rurale nel senso dell'agricoltura tradizionale. I livelli B sono quelli che si collocano in una intercapedine tra il lavoro esecutivo e l'inizio del lavoro di concetto. Io sto concordando con loro, aiutato anche da Cristina Gerardis, una rottamazione dolce, in maniera tale che si liberino occasioni per mettere in campo iniziative di valore. C'è bisogno però di implementare bravure che stanno fuori. Il tema della creatività è davvero la quarta fase della vita del corso. La creatività che consente, per esempio, anche una nuova stagione di attrazione di investimenti. La San Carlo Patatine, con 300 milioni di euro di investimenti, che farà in Abruzzo, però vuole capire qual è la qualità della vita che poi c'è per le forze del lavoro dispiegate in questo sito produttivo. E nella qualità della vita c'è il sistema della sanità e del welfare, ma c'è anche il sistema della soddisfazione dell'anima e di questa speciale declinazione della libertà che soltanto la cultura consente. È bellissimo il passaggio riportato anche in questo agilissimo strumento di buone letture che è questa rivista, e il passaggio di Zagrebeschi quando spiega perché la cultura vale, serve e struttura, perché consente comunanza di valori. Ragioniamo se non ci fosse la cultura come pratica dell'animo della persona, come si arriverebbe a legarci sul piano di elementi di valore che poi determinano l'appartenenza? Che sarebbe? Un software, che sarebbe? Un microchip? Una catena. E il riconoscerci sì in ciò che vale, che è esattamente la conseguenza della vita della cultura. Quindi io chiedo aiuto, vi assicuro risorse, con le risorse normative di cui disponiamo, perché noi le procedure le faremo esattamente così, a costo anche di essere riaccertato dalle autorità giudiziarie. Secondo, abbiamo 1.724 milioni di euro da consegnare, assegnare, stabilire per progetti di valore nei prossimi 7 anni. Di questo 1.724 milioni di euro, noi dobbiamo avere non i destinatari, gli attendisti,
dobbiamo avere la parte migliore dei destinatari, che sono i progetti. E i progetti hanno un valore nella misura in cui riescono a spingere in avanti la realtà delle cose. Il progetto sta alla realtà come la realtà evoluta sta a se stessa. Il progetto è una evoluzione coerente, armoniosa della realtà. Anche, diciamo, scandalosa per il come evangelicamente si pronuncia il tema dello scandalo, molto in avanti. È in ragione di questo atteggiamento che sono nate molte iniziative innovative, anche imprenditoriali. Questa è la regione dove si studia l'infinitamente piccolo e dove si consente di raggiungere l'infinitamente grande. A me piacerebbe su questo essere aiutato da uno che sa fare, diciamo, lettura lunga, alta e profonda su questo, per costruire un profilo identitario della regione. Quando io mi accorgo che faccio il presidente della regione, nella quale l'infinitamente piccolo si studia sotto il gran sasso, e l'infinitamente grande del pianeta viene reso raggiungibile da tale Salina Space, allora dico, intellettuali di tutto l'Abruzzo, unitevi e aiutate questa regione a ritrovare la sua grandezza, che non è fatta di suolo e di abitanti, ma di queste straordinarie stelle di libertà. Allora, come concludo? Dicendovi che io ci voglio mettere tutti i soldi che ci sono, ma andando anche nella sfera dell'utilizzo del potere, dell'amministrazione e del diritto, facendo in modo che dentro questa vicenda si possa riordinare anche che cos'è la virtù per noi. C'è un bellissimo scritto di Cacciari su cultura e virtù. Ovviamente io non mi permetto neanche di ripresentare, perché ci vorrebbero mesi e mesi di buona lettura che non mi posso regalare, e se ne fossi capace adesso significa che non ho fatto l'amministratore. Ci fu un gentiluomo che preferiva fare questo, ma mi pare che poi abbia finito presto di fare il presidente. Io per adesso posso soltanto appuntare, però mi impegno a leggere per intero questo testo e a utilizzare fino a strumentalizzarlo il professore Sacco e coloro i quali sono qui al suo fianco. Avrò bisogno di essere aiutato a ricercare l'aiuto. Tentarelli stai qui come in una conferenza dei servizi e Cristina allo stesso modo ha la responsabilità massima. Per il resto sappiate che questa regione vale 1.724.000.000 di euro e non vorrei che diventasse un grande boccone per KPMG nelle fasi delle rendicontazioni forzose. Grazie, buonanotte. Bene, quindi caro professor Sacco, il presidente ha ben ribaltato la provocazione, adesso vediamo cosa riusciamo a organizzare. È rimasto Massimiliano Scuderi, che ovviamente si trova adesso in una posizione di difficoltà che però, essendo uomo di mondo, ben saprà superare. Ne parlava prima il professor Torsogna dell'approccio che Scuderi ha voluto proporre per questo libro, il suo contributo sulle comunità etiche. Trovo interessante in particolare, questo c'è forse anche un filo con gli interessi, l'approccio della professoressa Morselli sul tema della committenza, no? Perché la committenza sembrerebbe, no, per chi ha una visione un po' scolastica, diciamo, di queste materie, qualcosa di ancorato al passato molto remoto, in realtà la committenza c'è sempre stata e appunto continua e continuerà a esserci, proprio perché ci possa essere il fatto culturale, il fatto artistico. E questo è un grosso problema. Prima il presidente D'Alfonso ha parlato di una innovazione giuridica che la favorisca, però in effetti io quando ragiono su questa città, su questa provincia, la regione, in effetti rispetto ad altri sistemi territoriali l'Abruzzo non è stato mai generosissimo da questo punto di vista sul piano dell'intrapresa privata, con delle lodevoli eccezioni. Io prima vedevo, non so se c'è più, la signora Petruzzi, la Fondazione Aria, c'è la Fondazione Zimei, credo, che è uno dei promotori di questo incontro, ma penso che questi soggetti avremo sempre più bisogno, e in questo do la parola a Massimiliano. Grazie.
Marco, grazie ovviamente a tutti voi. Ovviamente dopo la qualità e la densità dei concetti portati in questo contesto, ripercorrendo il percorso di Nuova Alleanza e anche il sottotitolo Diritto ed Economia per la Cultura e l'Arte, mi conviene, come dire, attaccarmi proprio all'arte in quanto è l'angolo che conosco meglio. Però devo muovere una critica al mondo dell'arte contemporanea di cui ho molta necessità, soprattutto nella parte contemporanea, che ha un problema come tutti gli ambiti disciplinari che qui vengono portati ad esempio come provenienza, cioè il fatto di essere autoreferenziali e quindi la necessità appunto di cercare nuove alleanze. Il titolo, cui ringrazio il professor Tosonia, che in un momento di particolare genialità ha inventato questo, ha coniato, elaborando la nuova alleanza di Lia Pregogin, ha inventato questo nuovo termine, appunto questo titolo, le nuove alleanze, perché noi abbiamo necessità, ognuno per il suo, di innescare dei processi virtuosi di scambio, di relazione, di confronto, partendo da una questione molto importante, che poi è anche alla base del discorso sulla committenza del dibattito, alla quale mi riferisco, cioè l'ascolto. L'ascolto e il dialogo, il confronto, ma non su tematiche astratte, perché purtroppo poi il problema anche dell'arte è che diventa motivo per una serie di figurazioni utopistiche, astruse, senza un fondamento. Mentre quando poi bisogna pianificare strategicamente, anche applico, uso questa terminologia riferendomi ovviamente anche a Sarko, pianificare strategicamente e in modo integrato anche un progetto artistico, ovviamente non si devono abbandonare certi cattivi comportamenti, come quelli di fare riferimento sempre ai paradigmi, ad esempio si è abituati che in un ambito disciplinare preciso, come anche quello dell'arte, creano dei piccoli poteri, piccoli interessi rinchiusi in oggi con Luigi Sacco parlavamo di questi, in piccoli recinti. Le nuove alleanze sono anche motivo per una richiesta di responsabilità. E infatti nel libro io parlo proprio di questo, parlando di arte, parlo di comunità etiche. Parlo di comunità perché operare nel settore dell'arte contemporanea significa innescare dei processi che coinvolgono, come si suol dire, tutti gli stakeholders in questi progetti, che significa appunto creare delle comunità in cui poi si condividano delle responsabilità. Nuove alleanze anche in una visione soprattutto progettuale, ma in che modo interpreto io il progetto? E questo me l'ha insegnato un artista che adesso, poi, mutando come mutano certi animali, è un famoso architetto di Drago. Parlando con lui, abbiamo parlato di progetto, che in inglese si dice design. E lui faceva riferimento spesso a un'interpretazione che mi dava un sociologo francese, Bruno Latour, richiamando un concetto heideggeriano del das Ein, cioè stare all'interno. Quella progettualità fa riferimento a quelle nuove alleanze, cioè non possiamo pensare da artisti, giuristi, storici dell'arte moderna, economisti, amministratori pubblici, politici, non possiamo pensare di avere un atteggiamento frontale con la realtà, con i problemi,
dobbiamo stare dentro i problemi, il che significa appunto agire dall'interno, non vedere le questioni sempre come qualcosa da raggiungere senza pensare a questa visione immersiva, no, della problematica. E il fondamento poi di quello che andremo a fare ed è il motivo per cui attraverso questa esperienza fantastica, tutto l'incontro è stato uno spot incredibile per il Degamaster, su come molti si vogliono iscrivere in Sardegna a seguire questo corso, che in effetti ha delle eccezionalità anche per il posto, che è molto ostico, che è un'isola, però è un'isola particolare perché proprio per tutte le difficoltà anche ambientali che pone, poi spinge anche a fare progetti molto più forti. E appunto attraverso questa esperienza del Degamaster abbiamo portato con il professor Corsoni e con tutti, diciamo, tutti i docenti delle varie università, perché è un master interuniversitario, abbiamo portato dei visiting professor. Questi visiting professor sono stati, cioè provenivano sempre da ambiti disciplinari diversi, e tra questi anche gli artisti. E abbiamo portato gli artisti convinti di una cosa, non tanto che dovessero venire a fare il loro bel pezzo d'arte, convinti come siamo che l'arte non sia più retinica, come diceva Marcel Duchamp, ma sia altro, o forse sia stata sempre anche concettuale, e negli ultimi anni anche relazionale. Quindi, cosa ha significato per noi fare dei progetti e degli artisti? Ha significato lavorare sul luogo, partendo quindi dal basso, quindi da tutte le condizioni ambientali che determinavano il contesto in cui poi inserire il progetto, sviluppare il progetto, e quindi hanno ricalcato in qualche modo il ruolo e la posizione che hanno gli immigrati quando arrivano da loro. È molto interessante fare questo parallelo tra l'arte e, diciamo, queste questioni che vengono trattate ampiamente dagli studi culturali, no? E dagli studi sociali e sociologici. C'è un autore molto interessante, Omi Bhabha, che parla proprio di come avviene questo avvicendamento dell'immigrato dal punto di vista culturale, quindi il confronto tra cultura di provenienza ospitante. Ebbene, lui descrive quattro paesaggi. Il primo paesaggio è quello del rifiuto, è la stessa cosa che avviene all'artista quando viene inserito in un contesto preciso, molto forte. La seconda fase è quella della consapevolezza e della conoscenza dei linguaggi e dei comportamenti del luogo ospitante. La terza fase e quella interattiva, e quindi conosciuto il contesto, l'artista come l'immigrato deve necessariamente mutuare delle cose, imparare a parlare quei linguaggi, iniziare a capire quali sono i comportamenti, qual è il contesto in cui va a inserirsi. La parte più interessante è il quarto passaggio, perché la minoranza culturale invece creativamente, come va a parlare proprio di paesaggio, ribalta la situazione sulla vita, cioè conosciuto il contesto, linguaggi, comportamenti, unisce la propria cultura a quella del contesto in cui va a inserirsi, diventando cultura che si equipara a quella del mondo. La stessa cosa fanno gli artisti, che ovviamente mi fa capire che l'arte nel frattempo, questi due secoli, è mutata completamente, è andata sicuramente verso il sociale, lavora all'interno dei flussi della vita quotidiana, dalle avanguardie storiche fino ai giorni nostri. E quindi, ovviamente, ritornando invece su aspetti giuridici, per cui chiamo il professor Bussoni con grande piacere, ad esempio, l'arte mi permette, diciamo,
nella logica della nuova alleanza, di chiedermi alcune cose anche relative alle leggi, a degli strumenti che noi abbiamo. Ad esempio, la legge del 2%. La legge del 2% è un istituto del 1942, dopo il fondario, che venne rieditata nel 49, però in verità la legge è stata fatta nel periodo fascista, per cui mi sabotassi c'era il corpo di galera. Ma la legge del 2% venne anche pensata con tutta una serie di figure che poi vennero traghettate nella nuova, nel periodo post-fascista. Appunto la legge poi viene indicata come legge del 49, ma in verità è il 49. Cosa dice questa legge? Dice che appunto il 2% dei fondi destinati alla realizzazione di opere pubbliche possono essere destinati, questo 2% destinato alla realizzazione di opere d'arte per abbellire l'architettura. Si capisce il senso della legge se pensiamo al 1942, ma oggi che senso ha? Perché l'istituto esiste ed è fantastico. Quando parliamo con i colleghi all'estero, sentono il 2%, di solito saltano sulle sedie, perché in tutto il mondo è il 1% e già viene considerato una cifra incredibile. Come viene utilizzato il 2% in Italia? Tenendo conto che l'arte è cambiata, non si può pensare di chiamare un artista per abbellire un'architettura, ma si può pensare di rigenerare, per esempio, le periferie urbane utilizzando al meglio questo istituto, facendo lavorare, quindi attraverso delle nuove alleanze, artisti, architetti, giuristi, economisti, storici dell'arte, diciamo, quindi in un modo interdisciplinare, transdisciplinare, come ci piace utilizzare. Altra questione. Altra questione che ci riguarda sempre da vicino, c'è un decreto legge, ne parlavo appunto con Paola Marchigiani l'altro giorno, numero 91 dell'8 agosto 2013, questo decreto legge sarebbero le misure per la valorizzazione dei beni e attività culturali e turismo. Questa legge ci permette agli enti di utilizzare beni ovviamente inutilizzati, se non trasferibili ad altri enti, possono essere destinati ad ospitare studi di artisti italiani e stranieri di riconosciuta, questo è interessante, riconosciuta competenza e organizzati in forme cooperative o associative. Si parla tanto di rigenerazione urbana, questo è uno strumento magnifico per fare rigenerazione urbana. Chiamiamolo patrimonio, chiamiamolo come volete. 20 anni di fuoriuso mi hanno insegnato che il patrimonio è veramente qualcosa da capire. Tutta la città è patrimonio, tutti gli aspetti legati a una città, che è stratificata di varie cose, sono patrimonio. Patrimonio materiale e immateriale. Ad esempio, basterebbe di attivare questi luoghi dandoli locandoli anche a delle cifre bassissime, con degli affitti bassissimi, a dei giovani artisti italiani, stranieri, diciamo, e il gioco secondo me è fatto in qualche misura. Ovviamente bisognerebbe anche avere una visione d'insieme, cioè ricorrere, come spesso dice pure Pierluigi Sacco nei suoi mappe, spesso ci chiamano, ci portano incontri, avere un'idea più che di progetto culturale, di pianificazione culturale strategica e appunto integrata nella logica delle nuove alleanze. Chiudo con una considerazione sull'Abruzzo, sulla regione. Mi spiace, anche se sono contento che abbia partecipato e abbia espresso il suo punto di vista, però avrei voluto dire questa cosa. La regione Abruzzo è una regione immobile per quanto riguarda i musei, in quanto, insieme penso alla Calabria, chiedo alla professoressa di confermare il dato, l'informazione, è rimasta ferma.
44 del 92. Praticamente sugli standard museali e sui criteri tecnico-scientifici. Cioè praticamente non esiste una carta dei musei della regione. Cosa significa? Che se vogliamo proporre, pensare la cultura in questo territorio, nella logica anche della, ad esempio, la professoressa parlava del Rex Museum, no? Che ha, diciamo, proposto la sua la collezione anche di, diciamo, legata alla storia dell'arte moderna attraverso un web. Ecco, noi questa cosa non la possiamo fare perché ovviamente non sono i reti delle strutture museali che esistono e soprattutto non c'è una visione di servizio proprio legata a questa rete. Quindi, diciamo, l'auspicio è che si possa veramente inaugurare una nuova stagione di pianificazione, che, e questa cosa necessariamente deve essere fatta in una visione europeista, perché comunque l'afflato europeista, diciamo, aleggia su questa sala e diciamo, è fonda anche come alleanza, perché appunto diciamo, è quello che ci permette in un contesto, diciamo, virtuoso per tanti versi, ma anche disastrato per tanti altri, di attraverso, non di interpretare le indicazioni che ci vengono da Bruxelles, ma di applicare e applicandole, diciamo, di instaurare quella logica dello scambio con i circuiti e le piattaforme che già stanno operando in questo senso e con successo, e quindi in qualche modo, diciamo, riuscire anche a costruire in questo senso uno sviluppo futuro, altrimenti rimarremo, diciamo, fermi a guardarci. Penso che possiamo concludere i lavori di questa nostra conferenza seminario. Vi ringrazio e speriamo che questa sera abbiamo illustrato un'iniziativa di successo accaduta in Sardegna, dove, come dice sempre un mio amico, onorevole Sardo, le persone sono serie. E speriamo che di qui a qualche anno possiamo fare un altro. Sei in Sardegna qui per illustrare quello che siamo riusciti a mettere in piedi da queste parti. Grazie.